sostanzialmente delle parole della Raggi e dell'Appendino, no? Ecco. Abbiamo, eccola qua, l'Appendino l'ho chiamata, eccola. Vi prego, sentiamo. L'idea di entrare per la prima volta nella Sala Rossa, per mettere i semi di ciò che sarebbe successo dopo. In questi anni molte persone si sono avvicinate a noi, qualcuno è anche qui, e hanno portato le loro idee, la loro esperienza, la loro visione, e tutti insieme abbiamo lavorato per costruire un progetto per dare un nuovo corso alla nostra città. È stato un lungo cammino, anche questa campagna elettorale, iniziata più di 7 mesi fa, molti di voi ci hanno seguito in questo percorso. È stata intensa e faticosa, ma l'abbiamo affrontata con impegno e generosità, senza mai anche nei momenti. Abbiamo qualche problema nel segnale, peraltro a Torino c'è stato un vero e proprio corteo che ha accompagnato anche l'Appendino, partiti da Piazza Carlo Alberto, sede del Museo del Risorgimento, verso il centro per raggiungere il Abbiamo municipio. Assistito ad una voglia sempre crescente di mettere in discussione i problemi reali e le criticità rimaste senza risposte di Torino. Ci siamo presentati così, come siamo, come sono. Abbiamo presentato il nostro programma, abbiamo scelto i nostri assessori, che sono qui con me, e i torinesi, permettetemi di dirlo, ci hanno accolto con un rinnovato interesse per la politica e un calore difficile, se non impossibile, da descrivere qui in pochi minuti. Ma noi altro non siamo che un piccolo frammento della storia della nostra città. Riceviamo l'eredità di coloro che prima di noi hanno costruito tutto ciò che ora ci circonda, in 2 millenni di Torino. In questa storia ci sono le vittorie per la nostra libertà, in quell'orgoglioso 1706, soppresso sulla nostra bandiera, e ci sono le tante vite di quelle famiglie che, partite da città e paesi sempre più distanti, qui sono venute per far crescere i loro figli e costruire il loro futuro. Ci sono le sfide che abbiamo saputo vincere, ci sono le idee che abbiamo saputo realizzare e ci sono i primati che abbiamo saputo raggiungere. Questa eredità abbiamo il dovere, ho il dovere, di custodirla e lasciarla migliore di come l'abbiamo trovata a chi ci succederà. È stato un lungo cammino e oggi è finalmente giunto il nostro tempo. Abbiamo la possibilità di costruire una nuova comunità urbana, ma soprattutto il dovere di ricucire una città profondamente ferita, ricostruendo il rapporto di fiducia tra i cittadini e i loro amministratori. L'abbiamo raccontato tante volte in questa campagna elettorale. Raccogliamo una città che per quasi 2000 anni ha camminato, superando ogni difficoltà, da quelle più remote ai fatti di cronaca recente. E noi sappiamo cattivo, che questa Macaluso, strada non lo è sentite. Chiudersi. Sta commentando il tono dell'Appendino, guarda Macaluso. L'Appendino ha vinto e non sorride molto. Parisi ha perso e sorride, lo vediamo. Lo sentiamo un attimo Parisi. La città in questi ultimi 5 anni. Sentiamo Parisi tutti per favore un secondo. Torino, e le istituzioni, perché di fatto gli uomini e le donne che la rappresenteranno agiranno sempre e solo mettendo al primo posto l'interesse della città, della nostra città. Ogni torinese dovrà sentire il palazzo di città come la propria casa, la cui porta sarà sempre aperta. Questo è l'applauso per l'Appendino, lo possiamo sentire Parisi? Sconfitto da Sala di pochi punti percentuali, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo l'audio? Niente, non ce l'abbiamo, va bene, lasciamo perdere, Parisi lo vediamo. Tra poco andiamo con Daria, vediamo un secondo, scusate, rivediamo con l'immagine di Grillo che prima forse avevamo letto male. Chiedo a Roberta Poggi, questa è l'immagine che abbiamo, penso quasi in esclusiva, dai, diciamola così, perché è molto particolare. Allora, prima avete sentito, c'era qualcuno che si affacciava dal balcone di quest'albergo, si urlava ma è Beppe Grillo, era Beppe Grillo, eccolo qua, e abbiamo capito l'arcano, che cosa ha appeso al mod di cravatta? È l'Appendino, dai. Cioè. Ma perché noi la chiamiamo stampella, guarda, lo dico brutalmente, non lo capiamo, no, ci siamo arrivati dopo, durante la pubblicità. Jacoboni, no, scusami. Ma poi scusami, Gianluca? Sì. Gianluca? Sì, sì. È evidente che lui ha fatto un gioco, vedi i raggi, la luce che si accende e si spegne, e lui che guarda in cielo come se stesse pregando il cielo. Sì. Sono i raggi e l'Appendino. Sì, guarda che si vede che leggi sempre il Movimento 5 Stelle e lo analizzi da vicino, Noi non ci eravamo arrivati. Eccola, ecco Virginia Raggi. Eccola il nuovo sindaco di Roma. La miss era quella che aveva esibito oggi per il voto. E adesso sentiremo ovviamente le sue prime parole da sindaco, la sua commozione e anche forse programmi e l'annuncio della giunta che non è stato fatto durante la campagna elettorale. Il sindaco
Roberto Regina Raggi farà delle dichiarazioni, saranno solo tre dichiarazioni, d'accordo? Quindi non accetteremo domande. Innanzitutto grazie di essere qui. Voglio condividere con voi un momento importante. Oggi, questa sera, hanno vinto i cittadini di Roma, i romani. Voglio ringraziare tutti i romani che mi hanno affidato questo compito importante che porterò avanti per i prossimi 5 anni. Voglio ringraziare tutti i candidati che in questi mesi hanno lavorato tanto su tutta Roma. Opla. Voglio ringraziare anche tutti gli eletti che nei prossimi anni lavoreranno con me all'interno delle istituzioni. Mi sento di dire che questo è un momento storico fondamentale, segna una svolta. Per la prima volta Roma ha un sindaco donna. E in un momento nel quale le pari opportunità sono solo una chimera, questo cambiamento è fondamentale. Noi lo dobbiamo al Movimento 5 Stelle, a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che hanno avuto la lungimiranza di portare avanti un progetto importante. E oggi siamo qui a testimoniarlo. Sarò il sindaco di tutti i romani, anche di quelli che non mi hanno votato, perché è questo quello che deve fare un sindaco. Lavoreremo per riportare la legalità e la trasparenza all'interno delle istituzioni, che dopo oltre 20 anni di malgoverno e dopo Mafia Capitale non le avevano più, non vedevano più questi principi, questi criteri a guidare l'amministrazione. Noi li riporteremo come centrali per le scelte politiche. Con noi si apre una nuova era. Voglio mettere un punto oggi qui su tutti questi toni aspri che hanno contraddistinto la campagna elettorale, sui vili attacchi che ho ricevuto da altre forze politiche. Voglio mettere un punto. Si riparte. Da domani io mi auguro che tutte le forze politiche abbiano il buon senso di voler aprire un dialogo onesto sui problemi e le soluzioni di Roma. Mi auguro che abbiano il buon senso di rimettere al centro delle scelte politiche gli interessi dei romani. Questo è l'obiettivo che mi sono prefissa. È venuto il tempo di lavorare. I problemi sono tanti, li conoscete, ve ne abbiamo parlato e continueremo a farlo. Io sono pronta a governare. Grazie. Ed è finita così. No, forse risponde a domande, la vedo un po' incerta. Vediamo se... No, soltanto foto più timide. Beh, diciamo che... Sì, o comunque qualche dettaglio in più, non dico la giunta, probabilmente... Diciamo che l'appendino almeno se l'era preparato meglio, ecco. Sì, diciamo che non ha tradito anche nessuna emozione, ecco. No, era molto nervosa, però il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato. Guardate, scusate, di contro De Magistris cosa sta facendo a Napoli, vi prego. Ecco. Lo mettiamo un attimo? Poi dicono che è lei la populista. Guardatelo. Corre per tutta Napoli esultando, a braccia alzate. Luigi Piano. Due stili un po' diversi, diciamo. Di... Sì. Attenzione.